Venne allora una voce dal cielo. Ho già fatto questo con te, lungo tutta la tua vita, e lo farò ancora con te. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Non significa metterlo sugli altari. Vuol dire fare sperimentare la presenza di Dio. Io ho già fatto per mezzo di Lui sperimentare gli altri la mia presenza nella storia. E lo farò ancora. Questo è il significato di queste frasi. La folla era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. Solita ambiguità nell'interpretazione delle cose che avvengono nella storia. Gesù tira fuori Lazzaro dal sepolcro, alcuni credettero, altri dicono sto qua è un indemoniato, bisogna ammazzarlo. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Boh. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Enigmatico. Vero? Poteva venire alla casa dello studente e avrebbe imparato a parlare chiaro. Per poter capire questo pensiero, dobbiamo andare a prendere il caffè. E vediamo perché questo tizio è il principe di questo mondo. Per capire immediatamente di che cosa si tratta, dobbiamo fare un salto e andare alla linea 92, poi torniamo indietro. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Prima una persona a me molto cara mi ha detto Don Renato non capisco niente. A me dispiace dirlo, ma quella conversazione che noi facciamo qua sono di una semplificazione abominevole. E sono rimasto male perché dico, allora vuol dire che bisognerebbe semplificare di più per capire. Io capisco che qui sono concetti a quali non siamo molto abituati. Questo lo capisco. Capisco anche che alla mattina della domenica mettere in moto la circonvoluzione del cervello è un po' difficile. Poi i neuroni specchio sono un po' addormentati, quindi l'empatia su queste cose non è che sia molto forte. Però esplorare questi aspetti, guardate che diventa importante. Se noi da queste riflessioni che facciamo portiamo via un decimo, non di più, nella nostra vita ha una ricaduta particolare. Quindi non riusciamo a capire tutto. Io ripeto, cerco di semplificare al massimo tutto quanto, ma se non si capisce tutto, non preoccupatevi. Cosa dice questo testo della lettera agli Ebrei? Scritto in perfetto stile greco.
Se c'è un testo che non è scritto secondo lo stile ebraico, è proprio la lettera agli ebrei, come la lettera di Giacomo. Sono i due scritti che sono stati redatti in perfetto stile greco. Bene, dice semplicemente così: signori miei, ogni uomo, fatto salvo eccezioni, come al solito, ogni uomo ha paura di morire, punto. Questa è la prima, è il primo dato. Secondo dato, la paura della morte è stata immessa dentro di noi, nella lettura che ne fa il Nuovo Testamento, da colui che è principe di questo mondo, colui che della morte ha il potere. Cristo è morto per dimostrare che la morte è patrimonio comune, ma è risorto per dimostrare che la morte non è l'ultima parola. E quindi il potere che aveva il demonio sull'uomo attraverso l'ansia della morte, dopo la resurrezione di Cristo, questa paura non c'è più, o non ci dovrebbe più essere. E quindi il suo potere su di noi non c'è più. Questo è l'aspetto esemplificativo, esterno, di cui la lettera agli ebrei parla. Ce n'è uno interno. Quando in greco si parla di redenzione, si parla sempre con il vocabolo apolitrosis. E il vocabolo apolitrosis, nel greco ellenistico di tipo ebraico, indica un'operazione finanziaria. Lo IOR non c'entra, giuro. Ed è quell'operazione finanziaria per cui tu vedi uno schiavo, vai dal padrone, ti piace, lo vuoi avere tu, ma lo vuoi avere come amico. Tu vai dal padrone dello schiavo, il padrone può chiederti quello che vuole, tu sei disposto a pagare quello che lui vuole, purché te lo venda. Tu lo compri. E immediatamente, quando il notaio fa l'atto di compravendita, dentro lo stesso atto tu fai l'atto di libertà, cioè metti in libertà lo schiavo che compri. Questa operazione si chiama apolitrosis. Paolo, quando parla della nostra liberazione, parla di apolitrosis. Cioè Cristo ci ha comperati, noi eravamo schiavi del demonio, schiavi della paura, dell'ansia, della finitudine, della morte, sintesi, schiavi del demonio, e lui ci ha comperati, immediatamente dandoci la libertà. È un altro modo di capire quello che la lettera agli ebrei ha, in altri termini, spiegato come esemplarità. Tu guardi Gesù Cristo, vedi che anche lui è morto, ed è morto con l'angoscia. Padre, passi da me questo calice, come ognuno di noi quando affronta il problema della morte. Però è risorto, che vuol dire che la morte non è titanicamente potente. La morte può essere superata. Quando il cristiano vede questo, dice: ok, io sono liberato da questo dominio che lui esercita su di me attraverso la paura del morire. Questa è la logica che trovate nella lettera agli ebrei, invece nelle lettere di Paolo c'è un altro tipo di logica, ma che dà lo stesso messaggio. Dunque, esiste un regno del male.
Questo è il primo dato che emerge da ciò che stiamo dicendo. In questo regno del male, di cui il demonio è il principe di questo mondo, esistono determinate leggi, determinati comportamenti. Siamo alla linea 71. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Adesso vedrete che vi diventerà molto più facile capire ciò che stiamo leggendo. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Testimoni di Geova qua dicono, ecco, come fa costui ad essere la seconda persona della Trinità se il Padre è più grande di lui? Come fa Gesù ad essere Dio se in croce dice Dio mio, perché mi hai abbandonato? E i cattolici che cosa rispondono? Gli resta la bocca aperta. Gesù dormiva come uomo o come Dio? Mangiava, non viene detto che dismangiava, ma ovviamente lo faceva. Come Dio o come uomo? Lui è morto come Dio o come uomo? Come Dio non può morire. E anche risorge come uomo, non come Dio. E allora, in tutto ciò che Gesù dice e fa, noi dobbiamo sempre tenere presente che agiscono due nature, quella umana e quella divina. Alle volte ci sono tutte e due, alle volte c'è una sola. Ricalano giù il paralitico. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Borbottamento, solo Dio può rimettere i peccati. O Gesù aveva un amplifon, oppure riusciva a capire il pensiero degli altri. Affinché sappiate che io ho il potere di rimettere i peccati, cioè sono Dio, dico a te alzati e cammina, brontolata perché l'ha fatto di sabato. In quel caso Gesù agisce come Dio. Però nel momento in cui gli chiedono quando avverrà la fine del mondo, e Gesù risponde, né gli angeli di Dio, né il figlio dell'uomo lo sanno, ma solo il Padre, sta parlando come uomo. Vi è chiaro? Manco mal. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga. Profezia. Perché quando avverrà, voi crediate. Nessuno si commuove, ma questo è un argomento che viene adoperato a cominciare dal Deutero Isaia, cioè dal VI secolo avanti Cristo. Non hanno metafisica gli ebrei. Però per dimostrare l'esistenza di Dio dicono un idolo ha mai fatto una profezia? No, Dio sì. E tu lo puoi verificare se quella profezia si adempie. Se si adempie, hai la prova che Dio esiste. Più o meno Gesù adopera questa logica. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi. Perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla. Che cos'è che avrebbe potuto? Paura della morte. Perché con questo lui domina l'uomo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, cioè faccio la sua volontà salvifica,
E come il Padre mi ha comandato, anche se non mi piace, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui. Poi, questo è la fine del capitolo 14 di Giovanni. Poi Gesù continua a parlare, capitolo 15, e ancora il capitolo 16, e ancora il capitolo 17. Il che vuol dire che Giovanni, quando ha scritto la prima bozza del Vangelo, era vecchio e quindi non ricordava bene tutto. E pone la fine del discorso qui. Poi i discepoli dicono: Maestro, ti ricordi che Gesù ha detto anche così? Ah! E allora viene aggiunto il 15, il 16 e il 17. Al 16, capitolo 16, linea 78. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, cioè l'Avvocato. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. Quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato. Difficile capire il concetto? No. Venerdì sul Corriere della Sera, me lo sono letto in treno quando tornavo su da Roma, c'era un bel articolo sulla coda e gli inglesi. Anche loro adesso hanno imparato a fare gli italiani. Venerdì sera arrivo a Mestre, scendo, prendo la macchina, entro in circonvallazione e c'erano i segnali, corsia di destra chiusa, c'era un X rosso, corsia del centro chiusa, c'era un X rosso, corsia di sinistra era l'unica percorribile. Una coda. Avevo accanto a me un collega, il quale dice: Ma, dice, prendi le corsie liberi, li sorpassi tutti. Dico, perché? Se c'è un po' di disciplina, ci mettiamo in coda, un po' di pazienza, usciamo fuori dall'ingorgo e buonanotte. No. La legge è per gli altri. Questo è il mondo. Se posso, ti frego. Poi faccio lo scandalizzato se un altro si è comportato come me. Wow. Doppia morale, questo è il mondo. Se tu cominci a confrontarti con la verità, Paraclito è lo spirito della verità. Non puoi mica fare il furbo. Perché quando fai il furbo dici faccio il furbo, non faccio l'uomo giusto. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio, se dovessimo fare l'esegesi a Dio. Io faccio quello che voglio, tanto Dio non vede. E poi io sono Dio di me stesso, sono io che stabilisco ciò che è bene e ciò che è male. Vi è chiaro? Riguardo al peccato, perché non credono in me, riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più, riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Perché fa il male? No! Perché non ha più potere. In quanto la morte, per la prima volta nella storia, si dimostra che non è un assoluto. Molte cose
Ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo spirito della verità, e quindi abbiamo capito, vi guiderà tutta la verità perché non parlerà da sé, eccetera, eccetera. Siamo dunque qui a capire che esiste quest'altro regno, di cui una parte di noi, non un gruppo di persone, ma in ciascuno di noi, una piccola parte di ciascuno di noi potrebbe far parte di questo regno. Questo tizio viene chiamato anche il Dio di questo mondo. Questo lo dice Paolo nella seconda lettera ai Corinti, siamo alla linea 88. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro, increduli, il Dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo che è immagine di Dio. La parola immagine per noi è fuorviante, perché in greco c'è la parola eikon, icona. Io mi auguro, se non l'avete ancora fatto, di andare in una chiesa ortodossa, di beccare un pope intelligente, non è facile, che vi spieghi che cos'è un'icona. E il pope vi dirà che lì dove è dipinta un'icona, non un quadro, non una statua, un'icona, la realtà che viene rappresentata ha una sua presenza. Per questo gli orientali, di fronte all'icona, fanno lo stesso gesto di adorazione che noi cattolici facciamo di fronte al Santissimo. Perciò si inginocchiano, baciano. La parola icona viene dalla Chiesa primitiva, dove tu hai la rappresentazione che contiene ciò che rappresenta. In termini estremamente più espliciti, voi trovate nella lettera ai Colossesi, al capitolo 2, versetto 9, questa dicitura: in Cristo è corporalmente presente tutto il pleroma della divinità, tutta la pienezza della divinità. Questa è l'icona, e lui è icona di Dio. Tradotto in italiano, immagine. Capite che il concetto si svuota. Comunque, il Dio di questo mondo l'abbiamo capito.